Buonasera. Serena Stangerlin, Noi la Civica, contro Zaia sulle pari opportunità. Le donne non sono cavalli. Io credo che il problema sia una cultura che vede ancora nelle donne l'incarnazione di un'alterità subalterna a quella maschile, una mentalità maschilista che è il primo ostacolo alla parità. Ed è in considerazione di quanto, sì, leggo bene, di quanto premesso che scrivo la presente per porre alla vostra attenzione un fatto grave avvenuto in questi giorni, un tweet in cui, riferendosi ai cavalli andalusi e spagnoli, che definisce come una delle sue passioni, il governatore della regione Veneto, Luca Zaia, scrive: animali eleganti ma molto forti e resistenti come tutte le donne. Allora, grazie Sofi. Allora, come mai Serena Stangerlino, ho detto? Stangerlini, Stangerlini. Come mai non si rivolge direttamente a me per chiedermi se effettivamente mi sono sentita offesa da questo post che ha fatto il presidente? Offende la mia intelligenza, in primis, no? Visto che il post l'ha fatto insieme a me, era una dedica a me, era un complimento, peraltro molto apprezzato perché entrambi abbiamo questa grande passione per i cavalli andalusi che definiamo animali meravigliosi, eleganti, speciali. Allora, quello che mi fa arrabbiare è che, come sempre, si banalizza, si ridicolizza questa tematica. È una sorta di allupo al lupo, no? Anziché pensare alle cose importanti, si continua ad andare a misurare col contagocce le parole delle persone per poterle attaccare. E poi cosa risolviamo? Niente. Il problema non migliora. Ci perdiamo nelle cazzate. Allora, questa giornalista ha offeso la mia intelligenza perché si fidi, io sono perfettamente in grado di difendermi da sola e anzi io difendo le donne, i diritti delle donne da 4 anni, quindi può starne certa che qualora avessi nasato anche solo lontanamente un'offesa, io personalmente avrei parlato con Zaia per spiegargli che avrebbe dovuto esprimersi in un altro modo. Però, visto che non è così, ed anzi il complimento era molto gradito, a me di leggere che è stata fatta una cosa grave nei confronti delle donne mi innervosisce parecchio e si vede. Sapete perché? Perché tutti quanti, noi che operiamo nel settore e da anni ci facciamo un mazzo tanto per portare dei risultati, quando vediamo queste cose o quando vediamo anche solo le persone che per la minima cavolata dicono di essersi sentiti offesi o aggrediti, quindi io ho subito una violenza. Ragazzi, sono questi gli atteggiamenti che poi mettono seriamente in difficoltà le donne che veramente hanno un problema grave e non vengono ascoltate. Lo volete capire? Allora, se non lo capiscono le persone comuni, almeno i giornalisti, per favore, perché così fate dei danni e basta. Io mi arrabbio perché questa signora evidentemente ha cercato solo della pubblicità. Ok? Perché? Perché ci avviciniamo al 25 novembre, perché improvvisamente tutti diventiamo sensibili su questo tema. Allora sapete che vi dico? Siccome mi avete rotto le scatole, io quest'anno parlerò molto meno degli altri, visto che siamo tutti abituati a sfruttare quella giornata per ridicolizzare il tutto. Io adesso parlerò tutto l'anno di violenza sulle donne, tranne il 25 novembre, perché avete rotto le scatole. Siete solamente in caccia di gloria e ridicolizzate, banalizzate il problema così facendo. Piuttosto che perdere tempo a dire queste cagate, date una mano a chi si fa un mazzo così e date il vostro contributo per dare la sicurezza a queste donne, la sicurezza che meritano e ridare loro la loro dignità. Non so neanche più come sto parlando l'italiano perché sono incazzata nera. Detto ciò, io vi saluto dalla scuderia, ancora una volta in mezzo ai cavalli, perché in mezzo ai cavalli si sta molto meglio che in mezzo alle persone. Arrivederci.